Eccoci, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Stasera abbiamo una pillola importantissima e molto attuale. Discuteremo del DDL Zan Scalfarotto. Abbiamo due ospiti, come sempre, di eccezione. Abbiamo Silvana De Mari, siamo cavalieri in questo caso, Silvana De Mari, la dottoressa De Mari e il professore Massimo Gandolfini. Già li conoscete, ma appunto una brevissima introduzione di entrambi e poi andiamo subito al primo intervento. Allora, il professor Gandolfini, che oltre a essere un neurochirurgo è anche psichiatra e portavoce del Family Day, Silvana De Mari, che è una dottoressa con tantissime specializzazioni, anzi, glielo lascerò dire a lei successivamente, prima del suo intervento. Andiamo direttamente al nodo della questione. Professor Gandolfini, cosa succede? Cosa è questo DDL Zan che in pochissimi conoscono? Esatto, incominciamo a inquadrarlo in maniera corretta. Questo DDL Zan Scalfarotto, e il riferimento a Scalfarotto è anche storico, perché già nel 2013 si cercò di far passare una legge che imponeva il reato di omotransfobia, ma poi venne fermata al Senato. È un disegno di legge che in questo momento è in audizione presso la Commissione Giustizia e che poi dovrebbe entrare in aula per la discussione in aula. Sono stati presentati numerosi emendamenti anche da parte del nostro mondo, ma non sono sufficienti, ce ne vorrebbero molti di più perché si tratta comunque di un tema estremamente delicato e perché di fatto verrebbe introdotto nell'ordinamento, nel diritto positivo italiano, verrebbe introdotto un reato di omotransfobia. E quindi introdotta una legge che io non esito e continuo a ripetere, è una legge prima di tutto inutile, in secondo luogo dannosa e in terzo luogo pericolosa. Che cosa vuole la legge, il disegno di legge Zan Scalfarotto? Vuole sostanzialmente che vengano apportate delle modifiche all'attuale articolo 604 del codice penale. Questo articolo già prevede delle sanzioni per chi esegue azioni di minaccia, di istigazione, di violenza, di mancanza di rispetto da ogni punto di vista per persone che sono motivate da questioni di natura razziale, di natura religiosa e si vorrebbe allargare questo articolo 604, dice, esteso alle condotte motivate da omotransfobia. Incominciamo a dire perché è una legge inutile. È una legge inutile perché come dire, il parterre intero della legislazione italiana prevede che nessuna persona, nessun cittadino italiano, per nessuna ragione, può essere fatto oggetto di offesa, di mancanza di rispetto, di minaccia e naturalmente a maggior ragione di violenza fisica, perché questo è definito dalla Costituzione, articoli 2 e 3. È definito dal codice penale e in più c'è l'aggravante nel codice penale dell'articolo 61. L'articolo 61 dice che se in più un atto di violenza o di minaccia viene praticato per motivi abietti o futili, c'è un aggravante della sanzione. Quindi si capisce bene che qualsiasi tipo di minaccia, di violenza, di sfruttamento, di discriminazione venga perpetrata su un cittadino italiano per qualsiasi ragione, anche per condizioni personali e sociali, dice l'articolo 3 della Costituzione, deve essere perseguito legalmente e sanzionato con una pena adeguata, con l'aggravante dei motivi abietti e futili. Quindi tutto ciò che riguarda la tutela della dignità della persona oggi già esiste, c'è già, per cui non c'è bisogno di introdurre nuove fattispecie. Secondo aspetto molto importante, questa legge, se dovesse passare, e noi faremo tutto il possibile perché questo non accada, se questa legge dovesse passare, è una terribile ferita data
legata al fondamento della democrazia. Il fondamento della democrazia, che i padri costituenti avevano capito molto bene per il fatto che avevano dietro le spalle niente meno che la dittatura nazifascista e magari davanti agli occhi anche la dittatura comunista con Stalin, eccetera, avevano capito che il fondamento della democrazia è la libertà di pensiero, la libertà di opinione e la libertà di manifestare il proprio pensiero e la propria opinione. E hanno tutelato questo principio con un articolo ad hoc della Costituzione, che è l'articolo 21. Questa legge, che vorrebbe limitare il pensiero di un cittadino su di un tema eticamente sensibile, antropologicamente così sensibile, come ad esempio è l'educazione all'affettività, alla sessualità dei propri figli, ma anche dal punto di vista, diciamo, dell'educazione scolastica, dell'educazione sociale e civile, è una gravissima ferita alla libertà democratica. Sarebbe l'imposizione di un tema eticamente sensibile, per il quale è assolutamente legittimo che una persona la pensi in modo bianco e che una persona la pensi in modo giallo e una persona la pensi in modo nero, perché si tratta della condotta attraverso la quale una persona vuole vivere la propria affettività e sessualità, verrebbe invece imposto una lettura unica, quindi una dittatura del pensiero unico, su di un tema, ripeto, in cui la legittimità di varie forme di espressione ed educazione è di natura fondamentale. Certo, anzi c'è anche di più, Massimo, scusami, su questo punto, per far capire anche a chi ci guarda, che magari non è molto dentro il tema. Nel pratico non è solo la condizione, ad esempio, dell'affettività degli adulti, ma qui c'è anche un tema di minori che è decisamente più rilevante. È anche un tema di sfruttamento di paesi ricchi verso paesi poveri, come l'utero in affitto. Quindi è un tema veramente molto rilevante, che va anche a intaccare delle posizioni di grande debolezza. Quindi c'è una forte disparità, dove questo DDL andrebbe a tutelare i più forti, paradossalmente. Prego, assolutamente sì. Quando dico libertà, intendo libertà a 360 gradi. La tutela della libertà non può essere fatta a spicchi e a pezzettini. La libertà è un tutt'uno che caratterizza la civiltà democratica, che dovrebbe caratterizzare ogni società civile. Se si limita la libertà, questo è un gravissimo atto nei confronti dei cittadini. Libertà significa libertà di pensiero, abbiamo detto, ma anche libertà di educazione. Probabilmente la dottoressa De Mari approfondirà di più, però dato che lei, Federica, ha già tirato fuori l'argomento, è chiaro che all'interno di questo disegno di legge Zan, se mai dovesse passare, ci stanno alcuni aspetti per i quali ho cercato di definire perché è inutile, perché è dannosa, e adesso voglio dire perché è pericolosa. È pericolosa perché, ad esempio, un genitore potrà essere libero di educare i propri figli secondo l'idea che lui vuole che i figli crescano attraverso un'educazione all'affettività e alla sessualità, secondo i propri valori, che possono essere valori di eterosessualità e di una visione morale che può essere diversa da quella di un altro genitore, in questo caso verrebbe delegittimato nella propria libertà di educazione. C'è un'altra libertà molto importante che è in ballo e che è garantita dall'articolo 19 della Costituzione. Cioè, vorrei far capire ai cittadini che qui si vanno a toccare i fondamenti della Costituzione, ragazzi. Qui non è una leggiucola che ci aggiungiamo in più, eccetera, eccetera. Qui si va a toccare il cuore stesso della Costituzione. Dall'articolo 19, la libertà di religione. Una persona che può essere di religione cristiana, ma sia ben chiaro, può essere anche di religione musulmana, perché su questi temi anche i musulmani non hanno esattamente idee a favore del cosiddetto mondo gay-friendly. Allora, può essere lasciato libero un genitore di educare i propri figli, le persone delle proprie associazioni, secondo la visione morale che lui reputa essere importante? Questo non significa discriminare nessuno. Nessuna persona può e deve essere discriminata, ma contemporaneamente non è possibile che si imponga una visione ed un pensiero unico alla libertà di opinione di un cittadino. Ecco perché questa è anche una legge pericolosa. Vorrei ricordare a chi ci ascolta
che le dittature si impongono passo dopo passo attraverso strutture anche legislative di questo genere. E sapete, cari amici che state ascoltando, qual è l'hardcore di tutte le dittature? L'hardcore di tutte le dittature lo si può riassumere in un punto: la gente non può pensarla in maniera diversa rispetto a quello che il pensiero dominante impone. Se la pensa in maniera diversa, deve essere sanzionato. Ricordo a tutti le leggi fascistissime, ricordo a tutti le leggi razziali, quindi parliamo dell'Italia, senza andare fuori dai confini del nostro paese. Questo disegno di legge, qualora dovesse passare, è un attacco mortale alla libertà di pensiero. È per questo che la gente si deve mobilitare, e se c'è bisogno, bisogna scendere in piazza in milioni di cittadini, perché è in gioco la libertà e in gioco la democrazia. Infatti, un punto importantissimo è che storicamente tutti i regimi dittatoriali hanno iniziato con limitare qualche tipo di libertà. E questo, infatti, anche il nostro titolo lo dice, Prove tecniche di regime, è un esempio palese. Federica, posso aggiungere un dato storico? Certo. Dobbiamo tutti ricordarci che il delitto Matteotti è conseguenza dell'imposizione del pensiero unico, perché l'unica cosa che chiedeva Matteotti era che la gente potesse essere libera di avere una propria visione della società, della civiltà e quindi dell'organizzazione dello Stato, senza che questo dovesse essere imposto da una dittatura. Come ha risposto la dittatura? La dittatura ha risposto addirittura uccidendo Matteotti. Guardate che questo, in maniera per il momento attenuata, ma non ci metterei molto le mani sul fuoco, è quello che sta accadendo anche oggi. Perché anche oggi molti di noi che hanno osato avere un pensiero non allineato rispetto al pensiero unico su questi temi sono stati denunciati, sono andati davanti alle procure, eccetera. Per cui attenzione, se poi passa un disegno di legge come questo, è chiaro che viene messo un bavaglio. Noi abbiamo voluto fare questa piccola, spero che si veda, ecco, un bavaglio, siamo liberi, perché, siamo liberi. Non è un bavaglio alla omosessualità, è un bavaglio al pensiero libero del cittadino. Chiaro, ma andiamo un po' nel pratico, perché appunto la dottoressa De Mari, a cui poi chiedo se per cortesia può sintetizzarci tutte le sue specializzazioni, perché ne ha tantissime, però nel pratico avrei piacere che lei, che poi è una persona molto, la conoscerete tutti già, molto concreta, andasse un po' a toccare le varie anche professionalità che possono, e le varie aree che possono essere impattate da questo DDL. Prego, dottoressa. Certo, sì. Io ho tre specialità, non sono così tante: chirurgia generale, chirurgia e endoscopia dell'apparato digerente e poi psicoterapia cognitiva. Quindi ho cominciato come chirurgo e come endoscopista, e purtroppo in endoscopia, chiunque abbia mai mandato avanti un ambulatorio di proctologia può testimoniarlo, benché le persone a comportamento omosessuale maschi con comportamento omerotico siano meno del 2% della popolazione, in percentuale sono un gran numero degli utenti, ma soprattutto c'è la tragedia delle malattie sessualmente trasmissibili. Io mi sono laureata nel 1976, quindi purtroppo ero pienamente in grado di intendere di volere e di fare il medico quando è arrivata la tragedia dell'AIDS e non avevamo gli antiretrovirali. Ho visto dei ragazzi di 23 o 24 o 27 anni morire di AIDS o morire di cirrosi epatica, di epatite B. È stato terribile. Li ho ascoltati, li ho tenuti in braccio mentre morivano e ho ascoltato le loro parole, ho fatto le solite domande sceme che si fanno: ma perché non smettete il preservativo? Dice, perché un buttarsi via, lei non capisce. Lei non capisce cosa vuol dire andare sullo stradone e farsi raccattare dal primo che capita. Mi hanno confermato, e poi me l'hanno ancora confermato mentre facevo psicoterapia, e li ho ascoltati, che ci sono forme, ci sono delle linee di autodistruzione. A questo punto sono sempre stata estremamente cortese, li ho sempre ascoltati, col cuore ferito. Racconto le loro storie in moltissimi dei miei libri. Sono uno dei pochi intellettuali che si è battuto contro le persecuzioni che le persone a comportamento omerotico subiscono nei paesi islamici e nei paesi del comunismo reale. Ma a un certo punto mi sono resa conto che avevo sbagliato, perché io accoglievo non solo loro, ma anche il loro comportamento. Quindi dovevo accogliere loro, ma non il loro comportamento. Quando ho fatto questo? Quando per la prima volta mi sono resa conto che non si trattava di qualcosa di genetico. Io fino a un certo punto avevo l'impressione anch'io che si trattasse di qualcosa di genetico.
se ti trovi di fronte a qualcosa di genetico, ma devi accettarlo, non ci sono altre scelte. Quando mi sono resa conto dell'errore, che era perfettamente reversibile, con fatica, molta, se questo comportamento è durato molto, con una discreta facilità, se siamo all'inizio, se siamo su un adolescente, l'adolescente è quasi su due strade, nel momento in cui tu dici no, quella strada lì, guarda che non è tanto carina, cioè no, te lo vedo, la più davanti. Quando mi sono resa conto che non era reversibile e che era che non è genetico e che è reversibile, allora mi sono resa conto che no, il mio dovere è avvertire. Quindi il mio dovere è avvertire. La cosiddetta pratica di omosessualità maschile moltiplica, io ho sempre detto per 20, questo numero è falso, moltiplica per 140 il rischio di AIDS. Per l'AIDS ci sono gli antiretrovirali, non ci sono nel terzo mondo e gli antiretrovirali non sono uno scherzo. Per disifilide, la sifilide, l'AIDS, la gonorrea avrebbero dovuto essere estinte. Queste malattie sono curabili, quando sono sotto cura non sono più contagiate. Perché non sono estinte e aumentano di anno in anno? Perché il preservativo molti omosessuali maschi non lo usano. Il preservativo non lo usano anche perché il preservativo lo mette la persona attiva, chiedo scusa per i particolari, ma le malattie le subisce la persona passiva. La persona passiva moltiplica le patologie perché l'anno non è fatto per ricevere un altro. Silvana, sessuale. Poi avremo anche un ospite, quindi adesso ti mantengo un po', vedrai che questa cosa quindi, magari la... Io, ti volevo dire, tu, scusami, tu hai sollevato un tema importante perché tu da medico sei sempre stato molto vicina alle patologie di persone a te anche simpatetiche dal punto di vista umano, che hai voluto e vuoi aiutare. Questa cosa nella pratica, se passasse il DDL Zan, tu non la potresti più fare, anche a scapito del loro bisogno. Cioè, paradossalmente, se anche loro venissero da te chiedendotelo, tu questa cosa non la potresti più fare. Questo è un caso. Come no. Che poi... Sì, prego. Io potrei curare i loro corpi, anche questo continuano a farlo i portologi, continuano a farlo... Dottoressa De Mari, un po' il microfono, se si sente un po' male. Ecco, perfetto, sei un pochino più vicina, benissimo, ecco. Non possiamo curare i loro corpi, ma guai a chi pronuncia la frase, tu puoi cambiare. Chiaro. Guai a chi pronuncia questa frase, o guai a chi risponde sì a quando uno domanda, ma allora scusi, io secondo lei potrei cambiare. Moltissime persone mi hanno chiesto di questo e questo è fondamentale. Benissimo. Dottoressa De Mari, abbiamo poi un ospite, una sorpresa per lei dopo, quindi questo lo trattiamo tra pochino. Io volevo arrivare, perché un altro punto del suo intervento è interessantissimo. Lei ha detto che dipende dalle fasi. Ad esempio, sai, nei bambini è una fase un po' incubata e quindi e qui veniamo un po' al discorso del gender nelle scuole, che purtroppo è un altro tema che preoccupa tantissimi genitori, di cui non tutti sono a conoscenza. Questo è un tema che lascio a lei. Rientra anche nella libertà educativa, ovvero i genitori che vogliono che i loro figli seguano un certo percorso, con questo DDL saranno assolutamente impossibilitati da avere questa certezza, questa sicurezza. Quindi magari qualche battuta sia sul problema del gender, che è esistente, molti ancora non lo sanno, ma il gender, purtroppo c'è questa pressione del gender nelle scuole, e poi un altro tema caldissimo, dottoressa, se può, perché anche questo è un tema fortissimo che non tutti realizzano, l'utero in affitto. Benissimo, per quanto riguarda il gender, oggi nella nostra società è caratterizzata da un alto livello di dismorfofobia. Con questo termine si indica una persona che non ama il proprio corpo. In passato non esistevano gli specchi, in un villaggio qualcuno aveva uno specchietto in casa per vedere se si era pettinato. Noi siamo continuamente confrontati con specchi e con modelli, attori, cantanti. Moltissimi bambini non amano il proprio corpo. Una forma particolare di dismorfofobia, soprattutto quando sia successo qualcosa per cui il bambino non è riuscito a identificarsi col genitore del proprio sesso, è il desiderare di essere di un altro sesso. Sono fantasticherie. Se mamma dice al bambino sei tale quale a tuo padre, il bambino maschio forse non sarà così euforico di diventare maschio come il papà, allora può avere attimi di confusione. Questo tipo di confusione si risolve nel 90-95% dei casi con la pubertà. Arrivano le ondate di ormoni, rimettono tutto a posto e la persona invece è felice di essere il proprio sesso. Se noi invece permettiamo questa pratica atroce che è il blocco della pubertà, quando si blocca la pubertà
sono valangate di ormoni che distruggono non solo la sessualità, ma molto altro. Arrivano sul sistema nervoso centrale. Il cervello, dove non c'è la pubertà, non diventa adulto, resta un cervello infantile, molto, molto, molto manipolabile. Una volta che un maschio non è sicuro di voler essere maschio, gli blocca la pubertà così ci pensa. No, non può più pensarci, perché poi arriva a 14-15 anni che ancora la voce acuta, non ha i peli, si sente come maschio, sempre più inadeguato, e va verso questi atroci interventi che lasciano dei rimpianti, che sono interventi di castrazione. Il ragazzo verrà castrato e verrà sottoposto a un intervento di ore per fingere che abbia una vagina. Questa vagina è una specie di buco nel perineo che il perineo valorosamente interpreta per quello che è, una ferita, e passa la sua vita a cercare disperatamente di cicatrizzarlo, quindi bisogna tenerli dilatati, spesso sono maleodoranti. È una tortura. Tutto questo, con molti maschi sono stati talmente mal preparati all'intervento di castrazione e di non cambiamento di sesso, che mi hanno detto: ma scusi dottoressa, perché io non ho più la forza di prima, ingrasso facilmente e non ho più la libido? Scusi, ma non gliel'hanno spiegato? Diciamo, forse non ho capito bene. Va bene. Questi interventi sono atroci, durano da 8 alle 10 ore, hanno 3 mesi di convalescenza e lasciano reliquati gravi. E quando poi arriva il pentimento, è terribile. In un bellissimo libro, Paper Genders, un ex transgender dice: ma qualcuno per favore, perché non ci fermano? Perché non aiutano la nostra psiche? Uno dei più grandi chirurghi dello pseudo cambiamento di sesso ha smesso di farlo perché si è reso conto che faceva disastri. Con questa legge non sarà più permesso dire che un bambino ha bisogno di papà e mamma, e sarà ulteriormente avallata la orrenda pratica della gestazione per altri. Uso la parola gestazione per altri, non per utero in affitto, perché utero in affitto in realtà è un termine mite che dà l'impressione che venga che la cosa riguarda solamente l'utero. Tutto il corpo. Beh, ma in affitto, Silvana, è un po' brutto, nel senso che io lo trovo terribile. Tu affitti qualcosa che è un... Il termine affitto è un termine delizioso che fa un favore a loro, perché se io ti affitto qualcosa, io le affitto qualcosa, lei poi me lo restituisce più o meno uguale a prima. Quindi con questo termine si ha l'impressione, primo, che c'entri solo l'utero, e che poi l'utero venga restituito più o meno come prima. Scusa, te lo uso per qualche mese e poi te lo ridò. Non è così. Tutto il corpo della donna viene, tutta la sua mente, di gravidanza e parto si può morire, e soprattutto le leggi vietano che sia la stessa donna a mettere sia l'ovulo che l'utero, perché questi bambini devono nascere privi di madre, altrimenti il bambino avrebbe una madre. La cosiddetta donazione di ovuli, in realtà vendita di ovuli, è una pratica gravissima dal punto di vista sanitario, da cui possono derivare ictus cerebrale, infarti, morte per coagulazione intravasale disseminata, ascite, cioè perdita di liquido nel peritoneo, idrotorace, perdita di liquido nella pleura, idropericardio, perdita di liquido nella cavità pericardica, torsione dell'ovaio. Quindi molte donne ci rimettono la fertilità, alcune ci hanno rimesso la vita, molte ci hanno rimesso la salute. Una volta che l'ovulo viene fecondato con lo spermatozoo, viene poi impiantato in una donna che porta la gravidanza, è un'altra sbella di ormoni. Questa gravidanza è una gravidanza fragile, ha maggiore probabilità di concludersi con un aborto, ha maggiore probabilità di concludersi con un parto prematuro, ha un maggiore rischio di gravidanza extrauterina. Esistono studi scientifici che dicono che questi bambini sono più predisposti a alcuni tipi di tumore. Quindi io per il mio figlio lo amo tanto, porca miseria, meno male che lo amavate, figuratevi se lo odiavate. Mi avete fatto rischiare di essere abortito, di essere partorito prematuramente, lo fate nascere senza madre. Un bambino impara a riconoscere la voce della madre 4 mesi prima di nascere. Se è spaccato dalla madre è una ferita primaria, una ferita insanabile. Meno male che lo amavate. Quindi lo stesso discorso meno grave è per la cosiddetta donazione, in realtà vendita di spermatozoi. Perché per tirare gli spermatozoi fuori dal corpo di un uomo basta masturbarsi in una provetta, non c'è bisogno di correre rischi mortali. Ma anche qui ci sono stati molti feriti. Per esempio, l'unico controllo che si fa sullo sperma, forse, è se c'è l'AIDS e l'epatite B, ma nessuno fa i test genetici. In Danimarca un donatore affetto da una patologia gravissima, la neurofibromatosi von Recklinghausen, è la stessa malattia che ha reso invalida e poi ha ucciso Benedetta Bianchi Pollo. È una malattia genetica molto grave dove si fermano tumori benigni ma poi anche maligni su tutti i nervi, incluso quello ottico e quello acustico.
Quindi una persona con questa malattia ha fecondato 120 bambini. Questi 120 bambini tutti avranno questa malattia e sono tutti fratelli e sorelle tra di loro, quindi se si incontrano potrebbe esserci un incesto. Ma per un bambino è terribile non avere padre. Bellissimo il tuo intervento, perché ovviamente tu scendi nel particolare, da medico ci dai esempi concreti che poi, anzi, se vuoi, se mi vuoi girare anche poi degli articoli, posteremo anche sotto la nostra diretta, perché tutti i dati che sta snocciolando la dottoressa De Mari sono supportati ovviamente da articoli, quindi è una persona di una grandissima competenza. Per generalizzare un attimo quello che la dottoressa sta dicendo, è che staccando il bambino, non facendo conoscere i genitori da chi proviene il patrimonio genetico del bambino, noi facciamo una grandissima violenza a questo bambino, non solo psicologica, ma anche proprio di patrimonio di informazioni che possono essere utili per curarlo. Quindi c'è un tema molto importante anche di salute che viene meno, e noi questi temi non potremmo più trattarli se passasse questo disegno di legge ZAN. Ed è una cosa terribile, perché ritornando al nostro incipit, noi andiamo a penalizzare, a punire i soggetti più deboli per uno sfizio di chi ha disponibilità economica e di chi ha voglia di levarsi lo sfizio di un figlio. Quindi rendiamoci conto che anche eticamente ci sono delle grossissime poste in gioco. Io sarebbe da fare una pillola su tutti i temi che avete tirato fuori. Io, siccome abbiamo altri due ospiti interessantissimi, farei così: inizierei accogliendo un ospite che poi duetterà con entrambi, sia con il professor Gandolfini che con la dottoressa De Mari. Ed è il primo, è Luca Di Tolve, che molti conoscono. Adesso lo accogliamo e lo ringraziamo per essere qui con noi. Ecco, Luca, ci sei? Eccoci, grazie mille Luca, grazie per aver accolto il nostro invito. I temi qui sono tantissimi, perché ne abbiamo toccati ovviamente solo alcuni, perché le ricadute pratiche di questo DDL ZAN sono enormi. Ovviamente abbiamo voluto dare degli esempi pratici e tu sei uno di quelli. Brevemente, la storia. Beh, io vengo da una famiglia, mia mamma, su pressione dei miei nonni, decise di sposarsi con un uomo che avevano deciso i miei nonni. Quindi questo matrimonio non era frutto dell'amore. Diciamo che la separazione poi definitiva di mio padre, che ho avuto, io non ho potuto prendere quegli attributi maschili, quelle tappe fondamentali che tutti i maschi devono avere. Di fatto sono cresciuto con le amiche di mia mamma, con solo con la mamma, quindi la mamma era già una ipermamma perché per carattere, e quindi secondo me questo ha condizionato nel mio caso la predisposizione all'omosessualità, perché non c'è, come dice la scienza, una predeterminazione. Okay. E quindi mi sono trovato davanti agli psicologi, che tutti allineati mi hanno detto: benissimo, suo figlio è omosessuale, signora deve affrontare questa vita perché sarà felice, deve essere felice di avere un figlio omosessuale. Entro nel magico mondo del LGBT, quindi mondo gay, tutto colorato, tutto meraviglioso, perché per un ragazzo che fino al giorno prima, insomma, non aveva nessuna capacità di relazione, perché l'omosessualità è un problema di relazione, secondo chiaro me, la mia opinione personale, soprattutto relazione con i maschi. Io stavo bene nel gruppo delle bambine, quindi trovandomi tra gay che comunque erano simili, per me sembrava un Luna Park. E questo teatro dell'assurdo, io dico spesso, si era rotto a un certo punto, fino a diventare anche militante, perché io ho voluto crederci fino in fondo a tutto quello che dicono, e capisco anche molti ragazzi, perché questa è una, veramente viene studiata d'arte, no? Perché molti magari ci credono, quindi io in buona fede posso pensare che molti ci credono, però viene anche usata da molti, no? Da politicizzata per motivi economici. E quindi io, quando ho capito questa cosa, sono andato ancora peggiormente in crisi, perché il succo fondamentale, che io quando ero militante, il motore che muoveva tutto questo era il sesso e i soldi e l'accaparramento di tessere, fondamentalmente, che poi sono entrati in politica e nel mondo del commercio. A me tutto questo mi ha dato molto fastidio, sono entrato in una crisi, diciamo, esistenziale, come chiunque ci può entrare, anche perché vivevamo in una situazione dove tutti i miei amici morivano di AIDS,
intorno a quella nostra età l'abbiamo passata tutti, e lì ho avuto, come dire, una rinascita, perché nel dolore ho iniziato a cercare. Cercando ho avuto una bellissima, un bellissimo dono della conversione, grazie anche alle preghiere di mia madre che non ho mai smesso. Cosa è successo? Che da quel momento in poi ho cominciato ad accendere la radio, quindi anche la mia situazione, diciamo così, dell'estrazione culturale che era molto scarsa, ho cominciato con lo Spirito Santo a capire, e con il cervello, perché comunque Giovanni Paolo II con la teologia del corpo non scherzava, ho iniziato a capire che c'erano delle cose che dovevo mettere a posto nella mia vita. Ho iniziato una conversione a U, perché non trovavo l'amore in quell'ambiente fondamentalmente. Tanto quindi se posso sintetizzare un secondo, questa storia bellissima, però molto intensa, molto dolorosa, perché parte da una ferita grande che si riscontra nella famiglia, quindi non identificarsi nelle figure, non avere due figure di riferimento, quella paterna forte, ma avere uno squilibrio verso una presenza femminile molto più ingombrante rispetto a quella del padre, se ho capito bene. Quindi questa sua ferita che doveva essere ascoltata, come ha detto la dottoressa De Mari prima, una ferita, qualcosa di più profondo, che cercava qualcosa delle relazioni più vere, in realtà si è sentito utilizzato sostanzialmente. Quando sono stato cacciato dall'Arcigay perché ho iniziato a farmi delle domande, a chiedere, per esempio, nelle librerie, c'erano delle belle librerie omosessuali di tematica, di libri di psicologia, dove non trovavo, per esempio, il professor Nicolosi e tanti altri meriti studenti che da oltre 20 anni studiano la casistica. Sì. Quando dico sui genitori, queste ferite esistono perché sono i padri della psicologia che lo spiegano. E anche perché ormai io con la nostra associazione sono 10 anni che ascoltiamo le storie. E non solo, poi io ho chiamato questo bravissimo psicologo, purtroppo che è morto, Joseph Nicolosi, che mi ha aiutato. E mi ha aiutato in che cosa? A recuperare la relazione maschile. E questo non è un problema come, appunto, dire che loro sono brutti, sporchi e cattivi. Cosa succede? È un problema di libertà, libertà di scelta. Io ero stufo di vivere in quella situazione. Chiaro. Ognuno deve avere il diritto di esplorare in libertà la propria vita. Questo in America succede. Io ho avuto la fortuna di fare anche... Pensate che viene molto accusato qua in Italia chiunque, in generale nel mondo. Però non si sa che, per esempio, questa terapia che lo chiamano di conversione o terapia di... terapia riparativa. E vuol dire che è un tentativo di riparare un tuo bisogno, ovviamente... che hai nel profondo. Anche l'omosessuale e il gay può fare questa terapia, perché quello che mi faceva male è che ero diventato schiavo di questi locali, del sesso, di queste cose che ti proponevano. Okay. E la prima cosa bella che ho imparato da questo professore ed anche nella preghiera è di lasciar perdere comunque questa vita così disordinata. E mettendo ordine, lo stesso professore, che è molto democratico, mi aveva detto: lei vuole continuare a essere omosessuale o vuole cambiare? Cioè cerchi di capire cosa vuole nella sua vita. Questo è molto importante, perché molti, anche molti omosessuali in America, fanno questa terapia appunto per migliorare le relazioni. Perché, come ho detto, è un problema di relazione. E secondo te, adesso chiediamo magari un parere sia al professor Gandolfini e poi anche alla dottoressa De Mari, che tra l'altro c'è stato un suo recente articolo bellissimo che accennava proprio anche a questa terapia. Quindi col DDL Zan verrebbe meno questo supporto dato a persone che hanno questo orientamento sessuale verso persone dello stesso sesso, che cercano però di capire veramente, di conoscere veramente se stessi. Chi vuole intervenire? Rapidissimo, e lascio magari i dettagli alla dottoressa De Mari. Sì. Faccio un esempio importante. Questo disegno di legge è oltretutto dannoso perché condanna, porta, diciamo, un reato senza definire la fattispecie del reato. Faccio un esempio per farmi capire. Se io dico che una persona ha commesso una rapina a mano armata, vuol dire che ha commesso questo reato, è entrato in un negozio con una pistola e ha voluto svaligiare la cassa. Quindi il fondamento del codice penale è la definizione del reato. D'accordo? La definizione del reato di omofobia non esiste. Chiaro. Perché la parola omofobia innanzitutto è un neolinguismo. Al limite, se stiamo all'etimologia, vorrebbe dire paura dell'uguale, per cui capite che è una cosa che non ha assolutamente senso. E poi l'omofobia in quanto tale
proprio perché non può essere definita nel dettaglio, può essere manipolata da chiunque e può essere utilizzata anche per limitare la libertà di quella persona, come stava raccontando il nostro amico Luca, che si rivolge ad un professionista dicendo dammi una mano, perché se quel professionista gli dà una mano, addirittura potrebbe essere, diciamo, tacciato di un'attività di tipo omofobico, addirittura in contrasto del fatto che è il soggetto che liberamente chiede di essere curato. Capite l'assurdo? Cioè, noi oggi stiamo facendo delle battaglie sui vaccini, non vaccini, l'obbligo, non obbligo, eccetera, così, e c'è tutta una discussione. Quando si tratta di una persona che in assoluta autonomia dice datemi una mano, il medico dovrebbe cacciarlo fuori dalla porta perché altrimenti viene accusato di omofobia. E questo è il rischio di Dio. È una follia totale. Assolutamente, assolutamente. Ma via di più, perché voi dovete sapere che Luca è uscito con diversi libri, ha un bellissimo libro che è uscito anche in Spagna. In Spagna è già presente questo DDL, similare DDL Zan. Voi dovete sapere che Luca, andando in Spagna, ha avuto, non riusciva neanche ad avere un albergo. È stato boicottato in tutti i modi e non è riuscito pubblicamente a parlare del libro. Quindi pensate voi che dittatura, lui che voleva aiutare altre persone che possono provare e avere le stesse difficoltà che Luca ha provato, quindi una situazione di altruismo e di generosità nel condividere una storia personale anche dolorosa, ma che può far del bene all'altro, gli è stato impedito perché un simile DDL Zan, già in vigore, quindi una legge, questo disegno già entrato in legge in Spagna, addirittura non gli consentiva neanche di pernottare nel paese. Lui è stato ospitato dalle famiglie, è andato il suo intervento in onda tramite YouTube, ma una censura a tutti gli effetti. Due parole, Luca, su questo, che poi abbiamo un altro ospite che vorrei introdurre. Due parole su questa cosa della Spagna, è importante. In Spagna già ho vissuto questa, non solo io, ma anche Richard Cohen, piuttosto che altri autori che sono andati lì. Quando sanno, ovviamente parte la macchina del fango, che è questa la cosa più, diciamo, crudele. Perché io devo avere il diritto di dirlo, di parlare e di esprimere la mia opinione. Poi ognuno sarà libero di scegliere quello che gli pare. Però il diritto, la negazione di arrivare dopo l'aeroporto stanchi morti e vedersi disdire le prenotazioni, non sapere dove andare a dormire con una bambina piccolissima, con mia moglie, è stato veramente un colpo terribile. E di questi colpi noi ne sappiamo molto, perché cercano comunque di affossare i nostri libri, le nostre... in televisione non si parla neanche che c'è questo DDL, insomma, questa non è una battaglia, diciamo, solo per un... La De Maria annuisce, anche lei ne sa qualcosa, lei è uscita con un libro interessantissimo, bavaglio ideologico, anzi, se ce lo vuoi far vedere, Silvana, perché è molto colorito, e lei sta subendo, lei ha subito tantissime limitazioni, lei che è una delle autrici più in voga, soprattutto nella scuola, lo è stata per tanti anni, ultimamente è stata parecchio boicottata, quindi questa della limitata libertà di espressione è già oggi presente, immaginiamoci se ci fosse un DDL Zan in vigore. Se dottoressa De Mari non ha un'altra cosa da aggiungere, ma la possiamo aggiungere anche dopo, farei intervenire anche il prossimo ospite per non lasciarlo in attesa, ormai è passato parecchio tempo, e allora ve lo introduco brevemente. Allora, lui è Antonio Margini, una storia importante e straordinaria come anche quella di Luca, nel senso lui persona, adesso lo dico in due parole ma lascio poi a lui la spiegazione. Un padre di famiglia, modello anche perché non ha mai avuto, anzi ha sempre preso a cuore i suoi tre figli, addirittura tre bellissimi bambini, improvvisamente si è visti levare con l'accusa di omofobia. L'ho un po' sintetizzata, ma lascerei a lui direttamente la parola. Dico solo che siamo fortunatissimi, perché lui ha fatto un paio di interventi in TV prima che poi lo bloccassero, dove però l'hanno sempre ripreso di spalle, gli hanno cambiato la voce, hanno usato pseudonimi. Per la prima volta Antonio è con noi in carne ed ossa, lo vediamo in faccia, la sua voce normale, perché il 25 maggio
è stato prosciolto da tutte le accuse. Lasciamo a lui la parola. Grazie per essere qui con noi. Allora, nel settembre 2017 vengo attenzionato dai servizi sociali della partenza con una accusa falsa e tendenziosa da parte della mia ex moglie. Ok, faccio una piccola premessa. La mia ex moglie, ho scoperto che la mia ex moglie aveva una relazione con un'altra donna. E tra l'altro risulta essere anche un'amica della Ghinolfi, perché è il caso Bibbiano, adesso non l'ho detto nell'introduzione, diciamolo, è il caso Bibbiano che ha fatto parlare moltissimo la stampa. Il 18 giugno mi convocano e mi comunicano, la dottoressa Ghinolfi mi comunica che da quel momento in poi io non avrei più potuto vedere i miei figli se non in forma protetta un'ora ogni 20 giorni, a che rimango basito e chiedo, scusate, ma come mai? Per quale motivo? Visto che non c'è né un contesto socio-economico disagiato, né violenza su minori, né violenza fisica, né violenze psicologiche, io devo capire per quale motivo un provvedimento del genere. Poi ancora il provvedimento del giudice non c'è, e come lo state comunicando voi, ma arriverà poi il provvedimento del giudice, questo è quanto. Ma con quale motivazione, scusi, Ghinolfi mi dice, perché vede, la legislazione sta andando in questa direzione e lei se ne deve fare una ragione. In quale direzione? Nella direzione gender, perché lei è omofobo, come omofobo? Sì, perché io quelli come lei li conosco, si vede dalla faccia. Ah sì? E che non si vede dalla faccia? Ma sì, perché se lei vede un ragazzo e una ragazza al parco che si baciano, mi fa questo esempio, lei sicuramente non dice niente, ma se vede due donne che si baciano, due uomini che si baciano, lei li prende in giro e sghignazza. A che ho risposto, guardi, io se vedo un ragazzo e una ragazza al parco che si baciano, mi giro dall'altra parte, per educazione e per delicatezza. Qualora mi dovessi imbattere in due donne che si baciano, due uomini che si baciano, faccio altrettanto, mi giro dall'altra parte, sempre per educazione e delicatezza. Chiaro è che se io sono al parco con i miei figli e vedo due donne che si baciano, due uomini che si baciano, o vanno oltre, chiamo i carabinieri e li denuncio per atti oscene in luogo pubblico. Quindi non c'entra niente l'omofobia. Poi cosa c'entra l'omofobia con me? Non è il mio caso. Sì, perché lei è così, quelli come lei li conosco. Grazie, complimenti. Quindi da quel momento lì in poi io non ho più potuto vedere i miei figli se non in forma protetta, una volta ogni 20 giorni. Non solo, mi hanno anche sospeso la capacità genitoriale. E tra l'altro avevo letto che la scusa formale era che l'ambiente abitativo era inadeguato, quando esatto. In realtà poi sono stati anche fior fior di servizi su questo. Si può dire che lei è anche agiato rispetto, è ben più agiato della media degli italiani, quindi anzi, non era quello il caso, l'avevano usato come scusa. Esatto, fortunatamente, cara Federica, quando sono venuti, visto che casa mia è talmente disastrata e dotata di un sistema di videosorveglianza, ho ripreso gli assistenti sociali, li ho registrati, li ho videoregistrati, quindi tutto quello che hanno detto, tutto quello che hanno fatto è stato ben documentato. Ciò mi ha permesso poi di vincere la causa, il primo pezzo della causa, perché hanno dichiarato che casa mia non è idonea, è sporca, è fatiscente, è un bugigattolo. Quando io ho un'abitazione di 500 metri quadrati con giardino, piscina, palestra e tutti i comfort immaginabili possibili, quindi sono riusciti a falsificare anche un dato oggettivo e palese, che erano talmente tranquilli di falsificare le relazioni, che tanto avrebbero detto nessuno andrà mai a controllare quello che noi scriviamo, perché sennò tu non puoi scrivere una roba del genere. Non puoi scrivere una roba del genere, perché l'immobile è qui, non è che lo puoi camuffare. Quindi la fortuna, diciamo, di Antonio è che lui, avendo anche le possibilità, ha registrato tutti gli incontri e esatto. Aveva anche la videocamera nell'abitazione quando sono arrivati gli assistenti sociali, quindi ha prontamente dimostrato che le relazioni erano false. Purtroppo non tutti i genitori riescono. La cosa che lascia essere fatti è quanto fossero sicuri
questi operatori di passarla liscia, quindi nonostante le menzogne, nonostante un'azione così grave come levare dei figli a un genitore, dove poi era più una motivazione ideologica. Esatto, praticamente sì, perché il modus operandi dei servizi sociali della Valdenza era questo: togliere i bambini alle persone normali, diciamo così, normali, eterosessuali o comunque famiglie normali, senza grandi problemi, non necessariamente in difficoltà economiche, piazzare i bambini in una casa famiglia dove loro erano soci, quindi guadagnare sulle rette delle case famiglie, poi trovare la coppia gay dove affidare questi bambini. Con me hanno avuto una vita più breve, hanno avuto la scorciatoia. Cos'è successo? La coppia gay ce l'avevano già in casa, quindi è saltato il discorso della casa famiglia, perché avendo già le due amichette in casa, Langhinolfi ha risolto il problema, eliminando il padre padrone, maschio, capobranco, e quindi, perché se lei sente alcune interviste della Langhinolfi, gli uomini sono definiti capobranchi o comunque persone con una cultura patriarcale che va oltre 500 anni sul dominio della donna, roba allucinante. E la sua fortuna è stata quella che, avendo registrato tutto, ha provato e ha fatto capire al giudice la profonda ingiustizia, tant'è che il 25 maggio, lo faccio dire a lei, è stato prosciolto da tutto e sono ritornati i bambini. Sì, no, beh, allora, già i bambini sono entrati il 18 giugno dell'anno scorso, ma aspettavo, perché noi abbiamo chiesto poi anche una CTU per dimostrare tutte le menzogne della dottoressa Langhinolfi, del Servizio Sociale della Valdenza, ha sciolto la riserva il 25 di maggio, dove la CTU dichiara che i bambini devono stare 5 giorni di settimana, a settimane alternate con me, una settimana 5 giorni, un'altra settimana 4 giorni, quindi in prevalenza presso la casa del padre. Quindi da una sospensione della capacità genitoriale ad avere il maggior numero di giorni i figli con sé, perché è scappato, detto anche, io ho anche richiesto la registrazione alla CTU un giorno, sarebbe meglio che i bambini stessero di più con il padre che con la... E poi si è fermata, perché c'era un dibattito con i CPP, e quindi si è fermata, però gli era scappato, detto fin da quest'inverno, che i bambini sarebbero stati meglio a casa del padre che con la madre, insomma, con due donne che... Tra l'altro voglio sottolineare che la compagna della mia ex moglie e la mia ex moglie sono indagate per violenze percosse e maltrattamenti su minori. Ecco, quindi questo è un quadro chiaro, concreto, che ci fa capire quanto questo problema ideologico vada al di là di alcune sfere comportamentali, ma vada a toccare potenzialmente tutti i cittadini, potenzialmente tutti i genitori, potenzialmente tutti coloro che vogliono esprimere un'idea, un'opinione. Io penso questa storia, quando l'ho sentita ieri, e l'avevo già sentita, ma quando ieri ho avuto modo di parlare col signor Margini di persona, avevo i brividi. Anche oggi mi fa effetto risentirla. Un breve parere dal professor Gandolfini su questo. La storia così diretta non l'avevo mai sentita, e sono davvero rimasto rabbrividito di fronte a questi fatti storici, reali, accaduti. E vorrei far notare a chi ci ascolta, sono accaduti senza che esista una legge che punisca direttamente il cosiddetto reato di omotransfobia. Provate a vedere che cosa potrebbe succedere se dovesse passare una legge di questo genere. Questi sono comportamenti da polizia politica, da KGB, da Stasi, quindi da tutte quelle aberranti ideologie che hanno insultato la libertà dei cittadini. E io spero che abbiamo sufficientemente sale in zucca e sufficientemente intelligenza per capire che opporsi a questa legge non ha nulla a che fare con il tema della discriminazione delle persone omosessuali, ma ha a che fare con il fondamento della democrazia. È per questo che questa legge va assolutamente fermata. E le forze politiche che
la sostengono devono essere attenzionate alla pubblica opinione, perché si rendano conto che votare quei partiti significa votare quelle persone che hanno in animo una cosa sola, la dittatura del pensiero unico, e che sfruttano le sofferenze anche esistenti nel mondo omosessuale per imporre la propria visione della società e della vita. Non è un caso che dietro tutto questo ci siano i capitali dei vari Soros, eccetera, eccetera, perché si vuole creare un ordine nuovo che viene fissato dalle persone che hanno i soldi in tasca, e il signor Margini ha potuto fare quello che ha fatto anche perché ci sono state, diciamo, delle contingenze favorevoli. È un uomo preparato, è un uomo che ha anche una disponibilità economica che è importante, aveva le videocamere, quindi ha potuto combattere. Ma provate a pensare che cos'è per la stragrande maggioranza delle persone che di soldi in tasca, soprattutto oggi dopo il Covid, non ne hanno praticamente più, che si trovano prese dentro un ingranaggio che le stritola, perché ci sono gli assistenti sociali, perché ci sono i procuratori della Repubblica, perché ci sono i CT di parte che non hanno magari neanche una, come dire, una preparazione culturale sufficiente, diventano delle povere persone sgretolate dal pensiero unico. Ripeto, questa è opera, questa è, sono azioni da KGB che devono essere assolutamente stroncate. Assolutamente, grazie mille. Dottoressa De Mari, questo caso di Bibbiano più in generale, adesso abbiamo sentito la storia del signor Margini, che è una storia fortissima, toccante, e come lui ce ne sono veramente tante, purtroppo, che ancora non hanno avuto esito positivo. Non rischia questo DDL, se passasse legge, che il caso Bibbiano diventasse un comune denominatore a tante altre situazioni in tutta Italia? Diventerà sicuramente. Adesso faccio un discorso particolarmente politicamente scorretto, tanto se qualcuno deve anche farlo. Viene sempre negato il bullismo omosessuale. Si parla sempre di bullismo omofobo, mai di bullismo omosessuale. Pochi giorni fa, è stato ricordato, San Carlo, Luanda e i suoi compagni sono un gruppo di uomini ugandesi, lui aveva 22 anni, che si sono fatti bruciare vivi pur di non cedere alle profferte del re. Il fratello delle Sole era omosessuale, se qualche paggetto non ci stava, non faceva una bella fine. In questo momento, quello di Federica Andinolfi, l'errore di Federica Andinolfi è stato anticipare i tempi. Non ha avuto la pazienza di aspettare che passasse questa legge. Ma quella di Federica Andinolfi sarà la norma. Io vorrei attirare l'attenzione sul fatto che Federica Andinolfi nel 2016 ha fatto un'audizione alla Camera, non in un centro sociale, alla Camera, dove ha detto delle idiozie di una gravità mostruosa, tipo al minimo dubbio, entro 24 ore il bambino è fuori. Immaginatevi un chirurgo che vi dica: ah, il minimo dubbio che c'è qualche problema alla gamba, io la amputo subito. Allora, levare un bambino dalla sua famiglia vuol dire scatenargli un trauma tragico, terribile. Com'è un trauma amputare una gamba? Se una persona ha la gangrena, con le lacrime agli occhi gli amputi la gamba, ma non amputi le gambe per un dente al dita. Quindi al minimo sospetto noi distruggiamo la vita del bambino, noi distruggiamo la sua psiche, in 24 ore, scusate, dov'è l'urgenza? E la gente l'ha applaudita. E questo vuol dire che mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. I servizi sociali sono malati, tutti, perché non ho visto 5.000 assistenti sociali che ha scritto: no, scusate, noi ci dissociamo da Federica Andinolfi, noi siamo assolutamente contrari. Da quando io ho parlato a favore di Bibbiano, tutti mi stanno telefonando, tutti mi stanno scrivendo, io ho il cuore spezzato per queste persone, non posso fare un fico, non sono nemmeno avvocato, e mi raccontano storie folli. Quella che abbiamo sentito è addirittura tra le più folli, e per fortuna che qui c'era qualcuno con le spalle larghe. Ma la maggioranza delle persone, Federica Andinolfi si è sbagliata anche per un eccesso di arroganza. Possiamo fare quello che vogliamo? No. Loro possono già fare quello che vogliono, ma con la gente piccola, con la gente che ha modeste condizioni sociali, con la gente, qui possiamo farlo con tutti. No, invece hanno, per fortuna hanno sbagliato, ma altri purtroppo stanno facendo questo. Quello che è stato aggredito è il padre.
La figura del padre è costantemente aggredita. Il padre è maschio, Dio non voglia, anche maschio bianco eterosessuale, quindi è comunque colpevole a prescindere. Questo è il teorema di Federica Ghinolfi, che è stato serenamente dichiarato alla Camera, dove la gente, invece di dire scusi, ma lei che accidenti sta dicendo, l'ha applaudita. Adesso mi riscriveranno le assistenti sociali dicendo lei non sa cos'è il nostro lavoro, lei parla male di noi. Signore, mi mostrate che avete protestato per l'audizione di Federica Ghinolfi? Ci sono state due frasi atroci, dette una a Bibbiano e una al Folteto. Due frasi di due assistenti sociali, esattamente identiche. Io mi sono resa conto che era sbagliato levare il bambino alla sua famiglia, ma altrimenti avrei avuto un problema col mio superiore. Scusa bimba, non veniva a prenderti la Gestapo. Sei un assistente sociale, sei licenziabile. Cosa ci venti di schiavi? Un'occhiataccia del tuo superiore e ti faceva battere il cuoricino e tu hai distrutto una famiglia per questo? Quindi la famiglia è sacra. Qual è il punto fondamentale? Qual è il punto fondamentale del DDL Zan Scalfarotto? Uccidere la libertà di parola, uccidere il fatto che il bambino appartenga a se stesso e abbia diritto ai suoi genitori. Il bambino appartiene allo Stato, il bambino appartiene a Federica Ghinolfi, il bambino appartiene alla Regione, il bambino appartiene alla casa famiglia. Sì, che poi qui c'è anche un altro tema importantissimo che è veramente paradossale, il fatto che altre giustificazioni per sottrarre bambini era la poca disponibilità economica delle famiglie, quando poi in queste case famiglie, l'ha accennato il signor Margini, queste case famiglie percepiscono centinaia di euro giornaliere, si parla di una media di 250 euro al giorno. Che una famiglia ricevesse 250 euro al giorno per i propri figli, avremmo risolto il problema delle famiglie in Italia, ma anche 50. Penso della natalità. Quindi è veramente uno Stato, l'Italia, che deve un attimo tornare a mettere i paletti nei punti giusti. E abbiamo anche, scusate, ci abbiamo verso la fine, perché anzi abbiamo sforato di qualche minuto, quindi ci abbiamo verso la conclusione, poi se volete fare delle battute finali, però sostanzialmente i concetti che sono venuti fuori da questa chiacchierata insieme, sia teorica che poi pratica, grazie anche ai nostri ospiti finali, è che è un DDL, un disegno di legge inutile, ma soprattutto è dannoso, perché schiaccia le persone più deboli ed è uno strumento per i prepotenti. Quindi noi caldamente invitiamo l'opinione pubblica, tutti, anche chi non ha interesse nel gender, nell'educazione, però come vedete tocca a tutti quanti i cittadini a ribellarsi, perché è un inizio di dittatura che lo Stato italiano non si può permettere. Un'ultimissima battuta, professor Gandolfini. Più che una battuta, un appello. Penso che ci siamo resi conto tutti quanti e speriamo che questo, oso dire, bell'incontro che abbiamo avuto possa essere largamente diffuso e raggiungere, diciamo, tutti i cittadini italiani, perché qui sono chiamati in causa tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla categoria o dalla cultura o dalla visione, come dire, religiosa, confessionale di appartenenza. Qui è una questione di libertà dell'individuo, fondamento della democrazia. Allora, dobbiamo trasformarci in una militanza attiva. Qui ne va del futuro nostro e dei nostri figli. Saranno molto verosimilmente nei prossimi mesi delle manifestazioni pubbliche, è di fondamentale importanza che noi facciamo sentire ai sacri palazzi, al Parlamento, che là dove ci sono persone che hanno un'ideologia di questo genere e che hanno un'introduzione nei mezzi di comunicazione pazzesca, allora abbiamo una libertà ancora per oggi, che è quella di poter scendere in piazza e dimostrare il nostro dissenso. E di fare un grande appello alle forze politiche, quelli che davvero amano la libertà delle persone, che amano la famiglia, che amano l'idea che il genitore sono un papà, una mamma, i bambini hanno diritto sacrosanto e naturale di avere una famiglia, abbiano il coraggio di sacrificarsi, di scendere in piazza e di far sentire qual è la loro opinione. E nel momento in cui il cittadino in una democrazia al suo apice di potere di libertà, che significa la cabina elettorale, si ricordi di chi ha finanziato Bibbiano,
di chi sostiene la regione Emilia-Romagna piuttosto che la regione Toscana. Si ricordi delle aberrazioni, come abbiamo sentito adesso dal signor Antonio, e non dia il loro voto a chi ha in animo di costruire la dittatura del pensiero unico. Chiarissimo. Allora io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e niente, spero che il pubblico abbia gradito. Veramente grazie di cuore e alla prossima pillola formativa. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci, buon lavoro. Grazie.